Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. La porta del convento, qui quante volte e quante fotografie di Padre Pio che insieme ai suoi figli spirituali oppure era intento a benedire anche gli animali, le auto, le persone. Ecco, qui era un luogo di incontro per tanti. E mi piace qui raccontare le vostre testimonianze, una delle vostre testimonianze, perché devo ringraziarvi, veramente sono tante le testimonianze che arrivano all'indirizzo di posta elettronica che vedete in sovrimpressione, ma in particolare oggi voglio raccontarvi la testimonianza del professor Risso, Paolo Risso, che ci scrive da Castegliole d'Asti. Oltre ad essere un carissimo amico, Paolo Risso è stato autore di diverse biografie di tanti figli spirituali di Padre Pio che ormai sono morti in concetto di santità, ma anche tanti altri personaggi e testimoni della Chiesa. Paolo, con la sua macchina da scrivere, il nostro caro nonno Paolo Risso, ci racconta un po' tutta la sua vita e soprattutto come ha conosciuto lo stesso Padre Pio da Pietrelcina, quello che è accaduto quando era un giovane studente universitario, il 23 settembre del 1968, lui ricorda: quando morì Padre Pio ero all'Università di Torino a sostenere il mio primo esame di letteratura italiana. Nella via dell'università passò un venditore di giornali che gridava: è morto Padre Pio, e scrive: comprai il giornale, pregai Padre Pio per il mio esame che passai in modo brillante sul Far della Sera. Fu sempre una delle figure più care e più nobili del tempo della mia giovinezza. E ancora, la sua amicizia con Padre Pio si intensificò tra il 2007 e il 2008. Pregai Padre Pio come se fossi un disgraziato. Padre Pio, con il suo profumo leggero e soave, mi fece coraggio, mi tenne compagnia, quasi mi portò in braccio, mi consolò, addolcì il mio dolore, mi aprì nuove strade, mi risolse i miei problemi, mi fece riprendere la via con un'altra giovinezza, un'altra ancor più bella, un suo padre, una sua guida, così lo considera. E poi ancora ci racconta un episodio che ha condiviso con i suoi amici. Infatti uno di questi gli ha raccontato che da piccolo, verso i 4-5 anni di età, un giorno giocava sul balcone di casa da solo e tuttavia parlava e parlava. La sua mamma si accorse e gli domandò: con chi parli? Con chi ce l'hai? E il piccolo gli rispose: sul terrazzo di fronte a noi c'è un vecchietto con la barba che mi sorride e mi parla, e la mamma non vide nessuno. E concluse dicendo al figlio: ma tu sei matto. Ma qualche giorno dopo la mamma sfogliava un giornale illustrato e il figlio vide quell'immagine. Questo è il vecchietto che ho visto e che mi parlava e che mi sorrideva, e io parlavo con lui. La mamma capì e il bambino aveva visto Padre Pio da Pietrelcina. E poi ancora, nel 2018, settantenne Paolo Risso, ricoverato due volte in ospedale, il suo medico scrive, tra virgolette, pensava male. Il chirurgo scrive: quella mattina venne da me per ben tre volte e gli disse: ti devi operare. Testardo come sono, scrive Paolo Risso, rifiutai per ben tre volte l'intervento. Pregai Padre Pio con fiducia piena e alle 13 del terzo giorno venne il medico di turno a dirmi che gli esami erano buoni, ottimi, e che potevo tornare a casa. E oggi qui con fratello Vento e anche fratello Freddo per raccontarvi questa storia, così come le tante storie che ci raccontate e che ci scrivete all'indirizzo di posta elettronica che noi raccogliamo e poi vi raccontiamo con Un Minuto con Padre Pio.